Ciao a tutti, oggi un'altra stupenda giornata, è domenica. Ieri mi sono fatto un giro di 70 km con 800 metri di dislivello con la gravel e oggi mi riposo con la scalpel. Vado lassù a Santa Cristina di Verzuolo, una vita che non ci vado più. Ciao ciao! E adesso sigla! Quasi arrivato a San Bernardo, la chiesetta e la cima è vicina, anche se non arriverò fino alla sua cima, la sua è San Bernardo Vecchio, là per l'esattezza, dove c'è la luna, che si vede ancora la luna. Cosa devo dire? Io preferisco questi terreni qua, questo flow alla montagna. La montagna mi piace, mi affascina col panorama, però andarci in bici non è proprio il massimo per me, nel senso che troppe pietre, non me la godo tanto, soprattutto in discesa, indipendentemente dal tipo di bici. Oltretutto in montagna c'è spesso tempo cagionevole, per esempio oggi era previsto molto vento, addirittura sopra i 2007 tormenta e nevischio, quindi invece qua c'è una temperatura favolosa, sta benissimo. Sono più 700 metri, si sta divinamente, quindi viva la collina e viva le bici da trail, viva le bici da trail. Ecco l'imbocco dell'off-road, ma non ho voglia di fare l'off-road, troppo sconnesso, però magari l'hanno sistemato un po', vediamo un'altra volta, adesso faccio qualcosa di tranquillo. Ho incrociato dei giovani alla chiesetta di San Bernardo che si stavano asciugando le magliette e hanno detto: lui ha l'elettro e va su bene. E io non ho l'elettro, ho la gamba. Ed eccomi qua, Santa Cristina di Verzuolo, 1:18, neanche male. Ah, si sta bene. C'è un po' di gente. Andiamo pure. Gongole! Vediamo se non può. Va. Ha. Ya. Ha. 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 Thank you.
quindi io ti ho chiesto. Ok. Marca, marca. Non riesco più a farlo, quazza. Sì, molto. Basta che tocco e scivolo giù. Un po' giusto. Lasciamo stare, lasciamo stare. Yahoo! 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 Questo è flow bello. Andiamo a castellare in che stato è con la Monviso. Congole! Ha! Castella! Il giro mi ha proprio rilassato, non mi sono stancato troppo, che dopo ieri ne avevo bisogno, e quindi tutto bene. In discesa ho visto che ho più paura, ma perché cerco la sicurezza. E dove non trovo del terreno che non è sicuro, non mi butto, non mi arrischio. Sostanzialmente il cambiamento è stato quello, che da una parte ho più equilibrio, ma dall'altra rischio meno. Ciao, ciao. Ho incontrato anche Nicola, mio nipote. Oh, guarda che bel lavoro che hanno fatto stavolta. Hanno finito il percorso col ponticello, che però è ancora chiuso. Peccato. Che porta esattamente. Bel lavoro. Così si riunisce direttamente alla ciclabile. Ah, davvero una splendida giornata.
Yahoo! E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Non so se con la full o con la gravel, comunque si vedrà.